siano consentiti dei ringraziamenti. È doveroso ringraziare lei, Presidente, è stato già fatto, però credo che dalla maggioranza sia gradito comunque un ulteriore ringraziamento. Grazie. Per come ha condotto i lavori di quest'Aula nel rispetto del regolamento, che è il suo primo riferimento e il nostro primo riferimento. E di come ha garantito lo svolgimento democratico dei lavori. Credo che non ci sia stata nemmeno una contestazione sul come ha condotto i lavori di questa fase di bilancio intensa, in cui, malgrado si sia scelta, credo opportunamente, la strada del non ostruzionismo, comunque il lavoro dialettico è stato svolto in serenità e nel rispetto reciproco. Un ringraziamento va alla Giunta, in particolare all'assessore Mazzillo, con cui in queste settimane, in questi mesi, abbiamo lavorato intensamente insieme anche ai suoi collaboratori per produrre un lavoro complesso, difficile, per rispondere anche alle critiche che ci sono state mosse e per dare a Roma, a tempi di record, vorrei ricordare, negli ultimi 10 anni mai un bilancio è stato approvato entro il 30 gennaio. Oggi è 30 gennaio e noi approveremo il bilancio dei romani. Abbiamo fatto il compitino, forse? Beh, allora continueremo, se questa è la strada, questa è l'indicazione, continueremo a fare i compitini in questo modo. Roma aveva necessità di non continuare con l'esercizio provvisorio troppo a lungo, perché la programmazione è fondamentale, vedere distante, in un triennio, possibilmente immaginando quello che sarà Roma non oggi, non domani, non dopodomani, ma come la vogliamo, ma soprattutto come la vorranno i romani fra 3 anni e poi ovviamente nel proseguo fino alla fine dei 5 anni del mandato che i cittadini romani ci hanno affidato. Ci apprestiamo quindi a votare con favore il bilancio dei romani. Questo non è il bilancio del Movimento 5 Stelle, non è il bilancio di una parte, questo è il bilancio che diamo ai romani per gestire la loro città, per gestire i loro servizi, per gestire il loro futuro, il loro modo di vivere quotidianamente i trasporti, i servizi, le scuole, tutto quello di cui hanno bisogno. Sicuramente dovremo lavorare molto perché la situazione che abbiamo ereditato è quella che sappiamo tutti, per cui ad oggi ancora Roma non è una città efficiente, ma vogliamo che lo diventi presto. Sicuramente molti servizi debbono essere estesi a più persone, bisogna compensare le liste d'attesa nei servizi sociali che purtroppo le amministrazioni passate hanno reso possibili. C'è molto da fare, dico, e questo pensiamo di farlo insieme alla Giunta, insieme alla Sindaca e insieme a tutti quelli che vorranno. Da domani Roma riparte.